Momento così drammatico per la vita nazionale, si trovino insieme nella costruzione di un grande progetto per il futuro dell'Italia, sia il segno più importante di quello che insieme dobbiamo fare, insieme per rifare l'Italia, come dice il titolo di questa manifestazione. Capito? Invece di protestare vi chiedo di fare un minuto di silenzio in ricordo dei morti degli eventi atmosferici di questo giorno. Siano questi un monito per comprendere che abbiamo delle responsabilità enormi per come abbiamo fatto costruire in questo Paese e per la scarsezza delle manutenzioni e della prevenzione per gli eventi atmosferici particolari che purtroppo per il cambiamento climatico stanno continuando a colpire il nostro Paese. Credo che sia un monito per chiunque governi, per chiunque abbia responsabilità di governo e per chi abbia governato nel corso di questi anni. Nel 2008, tanti amici sono qui, insieme a Pier Ferdinando Casini e a Lorenzo Cesa abbiamo scelto di andare da soli, denunciando gli errori di un bipolarismo muscolare e il tentativo di costruire un finto bipartitismo, e sappiamo a cosa ci ha portato tutto questo. Non serve aggiungere altro. Sembrava una scelta folle, una scelta da pazzi e senza sbocchi e senza futuro. La storia ha dimostrato il contrario. Quello che in qualche modo abbiamo detto in questi anni, nel corso di questi travagliati anni della storia del nostro Paese, credo che lo dimostri in maniera evidente. Non ci interessa oggi la rivendicazione di un merito. La drammatica situazione economica e sociale del Paese, delle famiglie, delle imprese, del futuro dei giovani non ci può far gioire sul fallimento della cosiddetta Seconda Repubblica, ma mai nata davvero. Credo che noi dobbiamo costruire un sistema diverso, un sistema politico che sia in grado di ripartire dalla gente, dal popolo, dal territorio, che sia in grado di poter ricostruire fortemente e seriamente le condizioni di una politica che sia a disposizione e al servizio della gente, una politica che riparti da una legge elettorale diversa, da un sistema elettorale diverso in cui gli eletti siano scelti dagli elettori e non soltanto attraverso liste bloccate. Questo è un tema importante, troppe volte dimenticato, è uno dei problemi di questo sistema politico. L'obiettivo è quello di rifare l'Italia, ricostruendo la logica di una politica vicino alla gente, capace di guardare al futuro e in grado di assumere le decisioni che servono per salvare il Paese. Ora, attraverso un governo di responsabilità nazionale, quello che serve per poter dare un futuro vero al nostro Paese, un futuro vero a chi in qualche modo oggi ha bisogno di avere risposte. Risposte che non siano soltanto la penalizzazione dei soliti noti, ma che sia una condivisione nello sforzo di responsabilità che dobbiamo fare per cambiare davvero questo Paese. Poi, con la costruzione di un soggetto politico nuovo
che riunisca i moderati di questo paese, una forza che metta insieme laici e cattolici e che sia fondata sulla democrazia, sulla partecipazione e su una ritrovata organizzazione sul territorio. Dicevo, un governo di responsabilità nazionale, unico modo per fare le riforme che servono a salvare l'Italia nel contesto europeo e mondiale, riforme anche impopolari ma necessarie. La riforma pensionistica, sia per rispondere all'Europa ma anche per assicurare la pensione alle nuove generazioni. Chi entra nel mondo del lavoro, con tutte le difficoltà del momento, in questo momento, sa che alle condizioni attuali, quando ne uscirà, se avrà la pensione, avrà una pensione che non riuscirà a raggiungere neppure il 25% di quello che prende di stipendio oggi. Noi non possiamo più consegnare un paese che garantisca i garantiti e non dia futuro ai giovani, alle nuove generazioni. Una patrimoniale straordinaria per chi detiene il 75% della ricchezza italiana, non per chi continuamente paga le tasse. Le dismissioni vere del patrimonio. Sono 30 anni che si parla in questo paese di dismettere il patrimonio pubblico, che si parla di dismettere le partecipazioni pubbliche nelle municipalizzate o negli altri enti a partecipazione statale. Ebbene, invece questi enti si ingrossano sempre di più. Dismissioni vere che servono ad abbattere il debito, veramente, che è la grande questione che noi abbiamo sulle nostre spalle, che consegniamo sulle spalle dei nostri figli, dei nostri nipoti, di quelli che verranno dopo. E poi trovare le risorse per lo sviluppo. Sono state fatte tante manovre in questi mesi che servivano per difendere l'Italia dalla speculazione. Ebbene, senza una manovra di sviluppo, senza un'idea di futuro, di crescita, di risposta ai problemi dell'occupazione e del lavoro, delle famiglie e delle imprese, meno burocrazia sarebbe già un grande atto di sviluppo. 5 livelli intermedi tra lo Stato e l'amministrazione comunale, 5. In nessun altro paese del mondo ci sono 5 livelli intermedi tra lo Stato e i comuni. Bisogna ridurre, meno burocrazia, meno passaggi. Riforma del mercato del lavoro, che non è solo più licenziamenti, non può essere questa la risposta. La risposta deve essere, intanto, diamo futuro e certezza ai milioni di lavoratori precari nel pubblico impiego che lavorano in questo paese, milioni che a costo zero possono essere stabilizzati, a costo zero, perché già sono pagati, già prendono lo stipendio. Avranno certezza, avranno futuro, investiranno sul futuro, metteranno su famiglia, compreranno casa, faranno una serie di attività che creano economia. Una risposta per il lavoro dei giovani e delle donne, una riforma istituzionale che riduce drasticamente gli enti sovracomunali, il numero dei parlamentari, la differenziazione delle competenze tra Camera e Senato. Affrontare diversamente il rapporto tra Stato e regioni e comuni. Ma pensate che sia possibile che i tagli, è l'unico riferimento che farò chiudendo il mio intervento, che i tagli fatti nelle ultime 4 manovre hanno colpito in maniera drammatica servizi essenziali come il trasporto pubblico locale, come i servizi sociali e il welfare, che dal 2012 saranno ridotti in maniera sostanziale, pari al 77% per il trasporto pubblico locale, pari al 100% per quanto riguarda il fondo di solidarietà che viene trasferito dallo Stato alle regioni, e sulla sanità, che dal 2013 al 2014 incideranno ancora di più sulle fasce meno abbienti. Questi sono stati i tagli lineari fatti dal governo in carica,
Chi come me ha rapporti continui, e qui ce ne sono molti, saluto il nostro gruppo comunale dal Comune di Roma, i nostri consiglieri, i nostri assessori, il capogruppo regionale Carducci e il gruppo consigliare alla Regione, e saluto tutti gli amministratori che oggi sono convenuti qui in questa importante riunione, perché sappiamo, noi che siamo sul territorio, che siamo in frontiera, che abbiamo il rapporto diretto con la gente, sappiamo la disperazione che si legge nel volto delle persone che incontriamo, la disperazione di famiglie che non possono mandare i figli all'università perché non hanno le 500 euro per farli iscrivere all'università, la disperazione di persone che non sanno come guardare al futuro. Questo è quello che esiste in questo paese, in questo momento, e io faccio politica da 30 anni, tanti. Questo momento non l'ho mai visto nella storia di questo paese, un momento drammatico che colpisce direttamente il cuore e la vita della gente. Questa è la disperazione che stiamo recependo e su cui dobbiamo dare assolutamente una risposta. Altro che ristoranti pieni, altro che vita grande e viva. Il problema vero è che alcuni, chi governa questo paese, ha perso la percezione del rapporto con la gente, dei problemi veri. Lo sviluppo, concentrare le poche risorse pubbliche su tanti piccoli cantieri, tanti piccoli, non quelli grandi che non si faranno mai, che possono dare lavoro, dare futuro alle imprese, ai lavoratori. Semplificare le procedure urbanistiche e di tutte le attività che possono comportare investimenti privati, non 25 passaggi per avere un'autorizzazione. Grande scommessa e incentivazione della riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato, e sul risanamento e la riqualificazione dei nostri territori. Questo è e deve essere il nuovo polo per l'Italia. Questo è il progetto che anche qui a Roma vogliamo lanciare insieme ai nostri leader, insieme a Pier Ferdinando Casini, che saluto, che è arrivato e che in qualche modo vogliamo insieme anche alle altre forze che compongono il nuovo polo per l'Italia, e speriamo altri si aggiungeranno a costruire questo nuovo progetto politico. Saluto chiaramente gli onorevoli Riccardo Milana, vedo che Chino Proietti già salutato ed altri amici che con l'API, con il FLI, con le altre organizzazioni, con le associazioni, molte rappresentate qui in questa sala, potranno darci davvero la spinta per cambiare questo paese. Questa è la scommessa, lo vogliamo fare insieme, e questa partita la possiamo vincere se tutti quanti ci metteremo il cuore, ci metteremo la forza, ci metteremo il nostro impegno. Grazie a tutti. Grazie a...